l'Italia regala all'estero circa mezzo miliardo di euro l'anno. Prezzi molto bassi, nessun rispetto per il lavoro nelle festività, il lavoro appunto durante la notte, trattato al pari con gli stessi doveri, se non qualche dovere in più rispetto ai colleghi più anziani, ma con meno diritti. Lui è Gennaro Addato, laureato a Marzo in medicina e ora in partenza per la Germania. Il perché abbia deciso di lasciare Napoli e di volersi specializzare all'estero ce lo spiega così. Perché avere delle condizioni in cui ti si offre di lavorare per 7, 8, 10, 12 euro all'ora è, secondo me, estremamente offensivo. E non si può dire, ma tu sei giovane, ma tu devi imparare. Gennaro fa parte di quei circa 1.500 medici che dopo la laurea fanno la valigia, ma a preferire l'estero sono anche quelli freschi di specializzazione, un'emigrazione non a costo zero per l'Italia. Beh, ogni anno, considerando il costo di laurea oppure il costo di specializzazione, l'Italia regala all'estero circa mezzo miliardo di euro l'anno. Ma perché i nostri medici preferiscono l'estero? Purtroppo il Servizio Sanitario Nazionale, con gli ultimi anni, anche con la Spending Review, ha bloccato chiaramente le norme contrattuali, hanno bloccato anche l'aumento delle retribuzioni, per cui ovviamente i medici giovani tendono a scegliere qualcosa di maggiormente remunerativo e che gli permetta anche di fare una professione nel migliore dei modi. Siamo andati allora in Germania, a Costanza, dove ha deciso di trasferirsi Irma, mamma e medico internista. Con lei abbiamo visitato la clinica cardiologica dove lavora. Mi sono laureata in Italia, ho iniziato la specializzazione in Italia. E dopo il primo anno di specializzazione, un'offerta dall'università in Germania, decisi di venire qui. In Germania accogliamo con piacere giovani medici provenienti da diversi paesi, specialmente quelli che arrivano dall'Italia o dal resto dell'Europa. Averli nella nostra squadra è molto importante perché ci portano la loro esperienza e un approccio diverso nel trattare le malattie. È per questo che i dottori italiani lavorano molto bene da noi. Ma la Germania, oltre a cercare i nostri medici, offre anche compensi molto più alti. Al primo anno di specializzazione, quindi sono 4.500 euro, tutto da intendere al lordo. Al quinto anno, quindi, di specializzazione, che sono poi 5.800 euro. Che netti sarebbero? Netti sono intorno ai 3.800-4.000 euro, a seconda della classe di appartenenza. Mentre la busta paga di un nostro specializzando al terzo anno è di circa 1.718 euro netti. Lo specialista inizia con i 5.955 per poi, dopo il quinto anno, sesto anno di esperienza, i 7.748. Quindi la differenza, diciamo che è almeno di un 1.800, se non 2.000 euro al mese in più in Germania rispetto in Italia. Stipendio che, ci sottolinea Irma, però è anche molto sudato. Come si sa, c'è una mancanza di medici e quindi tocca a chi lavora sopperire a questa mancanza, quindi le notti possono per esempio diventare da 4, ad agosto per esempio diventano 8-10 notti, obbligatoriamente un weekend al mese a testa. Quindi Irma, tu saresti disposta a ritornare in Italia? Se ci fossero più risorse, con la disponibilità, insomma, di mezzi e uno stipendio, non dico pari, ma decente, ecco.